La mostra e l'iniziativa Le Mani Pensano nascono dalla volontà delle aziende cooperative aderenti a Borea di raccogliere fondi a favore dei progetti di solidarietà per l'area di Xai Xai in Mozambico, devastata alcuni mesi fa da terribili inondazioni. 21 tra i più importanti artisti italiani hanno lavorato con oltre 50 classi elementari e medie della provincia di Reggio Emilia, realizzando insieme opere, disegni e dipinti che le aziende di Borea consegneranno alle stesse scuole. I 21 artisti hanno donato, a condizioni di particolare favore, anche una serie di opere esposte a Palazzo Magnani. Grazie alle aziende aderenti a Borea che hanno deciso di acquistare queste opere, il progetto agricolo Xai Xai, che ha un valore complessivo di circa 4 miliardi di lire e sarà cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri, potrà contare su un contributo ulteriore di almeno 200 milioni. Bambini e famiglie della regione riceveranno un determinante contributo di finanziamenti e opere che potranno aiutare la loro regione ad affrontare le drammatiche conseguenze della povertà e della devastazione. La somma raccolta con questa iniziativa va ad aggiungersi ad un'altra, già raccolta in aprile dai punti vendita Coop Nord-Est, che hanno destinato il 5% di un loro incasso giornaliero al finanziamento del progetto. La povertà è la conseguenza dei grandi mali del sistema economico del nostro pianeta. Va combattuta creando condizioni di crescita e sviluppo autonomi nei paesi oggi più poveri e rendendo loro accessibili le tecnologie e la conoscenza. Dobbiamo aiutare i paesi del sud del mondo e dell'Europa dell'est ad aiutarsi, a valorizzare le loro energie e potenzialità, che sono immense, e a trovare in se stessi la forza e l'opportunità per crescere, evitando di ricreare nuovi modelli di dipendenza verso i paesi del nord del mondo. Borea è nata soprattutto per questo, e a questi valori credono le 21 aziende cooperative reggiane che l'hanno fondata. È troppo uniforme, questo me lo dovete
far diventare una cosa del genere, una cosa del genere. Non così. Appena qualche linea, ma non molto. Intesi? Attraverso un lavoro di questo genere i bambini stessi possono rendersi conto di più di come sono nate le opere che hanno appena visto. Sembra poco scuro. Un pennello, ma anche la carta è grande, quindi puoi usare anche il pennello grande. Toh. Vieni. Piccoli non ho mai avuti, ma è un'esperienza molto bella anche perché io ho cercato di evitare che fassero il solito Disney, i soliti animaletti che vedono in televisione, e ho visto che ha funzionato.
mi è venuta era quella di coinvolgere questi ragazzini in un'operazione di immaginazione che riguarda il loro Duomo, cioè il Duomo di Reggio Emilia, che è un edificio rinascimentale che ha la facciata incompleta, cioè c'è soltanto la parte bassa della facciata che è rivestita di marmi, il resto è ancora in cotto, cioè un'opera incompiuta. Ora, ho pensato che era interessante coinvolgere i ragazzini in un'operazione di utopia, che era quella appunto di immaginare con i colori, con la fantasia, di completare questo edificio in maniera che naturalmente è affine a quello che è lo spirito dei ragazzi, insomma, e nello stesso tempo dare la sensazione di partecipare a qualcosa di vivo che li riguarda, evidentemente la loro piazza, la città, gli edifici storici, la casa, sono la loro casa come la loro abitazione. Le cose da fare non sono, almeno per me, non sono cose che si vedono, sono cose a un certo punto che sono cose che si sentono, che vengono dal nostro profondo, dai nostri istinti. Allora io, nella mia indole, siccome ho l'idea della salita e ho l'idea della discesa, ho trovato dei simboli adatti. L'idea della salita è il palloncino, l'idea della discesa è il palombaro. Oppure ho la sensazione del sopra e del sotto. Allora l'idea del sotto è il sottomarino, che però guarda sopra attraverso il telescopio, e l'idea del sotto è del cigno che mette la testa sotto l'acqua e guarda sotto, e così via. Poi a un certo momento, siccome tutte queste immagini, che non sono immagini che troviamo nella natura ma che troviamo nel nostro io, sono immagini anche assurde, ho detto, per assurdo noi possiamo anche mettere insieme un carciofo con la luna. Questo per farvi andare un pochettino a vedere nella vostra libertà, nel vostro sogno, nel vostro modo di voler vedere le cose, che cosa c'è e che cosa non c'è da andare a pescare. Intervenire qui con... Thank you.
che possono dare in più ad un artista dei bambini? Ma molto, molto, perché a un certo momento quella carica di libertà, di ingenuità, di poter fare tutto, quel senso di onnipotenza che è implicito nel bambino, è implicito anche nell'artista, che se ne scherma, che cerca di irregimentarlo, perché a un certo momento ha una visione adulta delle cose, quindi a un certo momento non può concedersi così. Per cui a un certo momento questo contemperamento tra visione del bambino, che è questa visione così libera, così fuori schema rispetto agli usi e ai doveri dell'adulto, si può contemperare con quella che è la visione adulta, che è una visione intellettualizzata, una visione razionalizzata delle cose, che però non deve mai diventare tout court così, cioè deve prendere linfa da una visione, da una mentalità del bambino.
campo c'è centro oltre la persona. Se voi notate, all'orizzonte c'è una luce fortissima. E poi è questa, no? All'orizzonte c'è una luce fortissima. Del cielo. Ecco, adesso disegnateci dentro quello che volete. Come ho detto. Però prendete i pennarelli, i pastelli, facendo delle piccole cose, no? Risposta positiva, simpatica. E poi io mi piace moltissimo lavorare ai giovani, di tutta l'età. Ho fatto per 20, quasi 20 anni il professore all'Accademia di Belle Arti, allora lì erano un po' più grandi, però insomma con i giovani mi ci trovo. A due cieli, uno notturno e uno diurno, e ho ritagliato delle sagome che loro dovrebbero riempire, e dunque sagome riempite di colori luminosi per il cielo notturno e più scuri per il cielo diurno, in modo che ci sia una contrapposizione. Vedo che loro stanno andando a ruota libera e non so quale cielo sarà, quello notturno o quello diurno. Comunque, tutto è molto divertente perché sono bravissimi, veramente bravi, e hanno capito perfettamente che devono usare le sagome, cioè riempire il segno che io avevo stabilito. Non escono da questo segno. È evidente che avremo delle presenze coloratissime in un campo o chiaro o scuro. Sono stupita e divertita, tant'è vero che insieme a queste loro presenze, cioè questi loro interventi, io avevo pensato, proprio perché ci fosse anche un'indicazione del lavoro da cui proveniva l'idea, cioè mio, di mettere dei frammenti del mio lavoro. E adesso sono veramente imbarazzata, perché mi rendo conto che loro hanno una vitalità e una freschezza che noi adulti abbiamo perso, e credo che ci sarà una grossa difficoltà di far convivere sia il mio lavoro con il loro. Comunque tenteremo.
Io ho avuto la sfortuna di non fare un'infanzia eccezionalmente felice perché c'era la guerra e quindi l'abbiamo vissuta tutti. Quando la gente dice, appunto, è bene ricordare, quando la gente dice la guerra, i morti, è vero, ma le vittime maggiori sono sempre i bambini, no? Perché in loro si rifugia tutto il dramma delle famiglie, così ricadono sui bambini. Sì, io spero che i bambini sopra o sotto l'ippogrifo imparino a volare, imparino a suonare. Tutto lì, troppa televisione fa male. Prendono un foglio da disegno e disegnino loro. Diano spazio alla loro fantasia. Quella che io vedo personalmente forse non ha molta importanza in questo caso. Io ho voluto solo scatenare la fantasia dei ragazzi, che peraltro non ne avevano bisogno, nelle direzioni più varie, più disparate, dando un piccolo spunto così, anche molto semplice, ma però che credo riguardi proprio la vita quotidiana di ognuno di noi e di ognuno di loro. Da questo spunto è venuta fuori la casa del futuro, che rimane sospesa in aria, che per raggiungerla ci vogliono delle scarpe speciali, praticamente il sogno di volare. La casa, il castello romantico, e le ragazze non si sono smentite in questo, dove il cavallo alato è però diventato un bellissimo ippopotamo che fa il bagno nella piscina, e poi la casa con l'elicottero sopra che volendo trasporta la casa a giro per il mondo. Cioè i ragazzi si scatenano, dicono quello che hanno dentro, quello anche che gli viene da fuori, e in qualche modo cercano di elaborare. Ho tentato con questa mia piccola iniziativa, non voglio dire provocazione perché non lo è, di scatenare sempre di più quello che è precipuo del ragazzo e di farlo volare al di fuori dei condizionamenti, di quello che da fuori gli viene, come dire, lasciatemi usare la parola, ammannito, inculcato. I bambini forse non sono infantili, i bambini sono bambini. Infantili sono gli adulti, in quanto adulti hanno una connotazione o meno infantile.
una casa, no? Le strutture sono i pilastri in cemento armato, no? Che si tirano su e poi dopo si rivestono queste strutture e si forma così anche in un quadro, no? Il quadro deve avere una sua struttura interna per stare in piedi, se no solo col colore così può essere niente, può essere molle, può essere una cosa senza forza, ecco. Allora pensavo adesso di prendere un barattolo di colore nero con un pennello e io cerco di animare un po' queste, così, con delle forme anche mosse, così possono essere dei moscerini, delle cose, degli uccelli, degli occhi, delle cose, così. Che noi abbiamo e vediamo intorno a noi sono fatti da una riga. Non si vedono più le righe. Fare quasi una piccola provocazione, nel senso che io ho impostato questo piccolo discorso come se dovessi insegnare una lingua nuova e quindi ho spiegato a questi giovani e futuri artisti, speriamo, il mondo delle regole. Quindi ho detto la lingua nuova è la lingua dei colori, qual è l'alfabeto dei colori, quali sono le loro strutture in termini molto semplici. Un po' per far capire allora che non esiste solo un modo di affrontare la loro espressività, che è quella dell'istinto, della memoria e delle cose che conoscono già, ma la finalità di questo piccolo incontro è quella di, al di là dei risultati che poi loro faranno, è di fargli capire che c'è anche un altro modo, un altro approccio, che è quello della riflessione e delle piccole regole che possono aiutarli
a concentrarsi sul lavoro. L'arte non è solo e l'unico modo nella velocità dei sentimenti e della memoria, è anche momento di struttura, di riflessione, di organizzazione. Ecco, questo è un po' il senso. Sì. Infatti io ho cercato di spiegare loro in termini molto semplici di cos'è il rosso, cos'è il blu, cos'è questa piccola regola delle composizioni dei colori, come si sviluppa a cerchio, come può essere organizzato, proprio come se fosse un alfabeto. I bambini, essendo molto istintivi, si sono trovati tanto colore e il colore dei bambini li stimola molto, per cui io li ho lasciati fare anche per vedere un po' fino a che punto loro riescono a capire il colore e come lo usano. Insomma. È stata una scelta che non potevamo del resto neanche proibirlo, perché è impossibile dire ai ragazzi di non usare il colore. Thank you.
creativi, sono l'essenza, cosa che vogliamo anche noi grandi poter vedere di rimanere. E infatti questi dimostrano questi lavori che sono di una freschezza che mi hanno soddisfatto. Il tema di Tobia era per ricondurli anche alla pittura, perché a me Tobia mi significava una geometria nello spazio. Perciò io non ho fatto sempre Tobia come una raccolta di figurine, di cani, di teste, di corvi. Facevo pittura, facevo architettura. Ecco, e così ho fatto uno slogan che dice Tobia è geometria.